Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo, al capitolo 5, dal versetto 38 e seguenti, leggiamo: «Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio». La frase «occhio per occhio e dente per dente» riporta la legge del taglione. È uno dei capisaldi delle legislazioni antiche. Essa doveva sostituire la legge della vendetta di sangue. Al tempo di Gesù la legge del taglione era ancora vigente, ma poteva anche essere sostituita con un risarcimento in denaro. Con il principio della non violenza, Gesù contrappone alla mentalità giuridica dell'Antico Testamento il nuovo ideale dell'amore. Il male perde la sua forza d'urto solo quando non trova resistenza. Chi ti colpisce suscita in te come reazione un pugno? Allora tu rispondi porgendo l'altra guancia. Qualcuno si ostina a prendersi un pezzo di qualcosa e tu dagli tutto. C'è chi ti costringe a fare con lui un miglio e tu fanne due con lui. Gesù non chiede ai suoi discepoli di subire il male, anzi chiede di reagire, non con un altro male, ma con il bene. Solo così si spezza la catena del male. Un male porta un altro male. Il male, infatti, è un vuoto di bene che non può essere riempito con un altro vuoto, ma solo con un pieno, cioè con il bene. Non siamo ancora riusciti a far nascere nel nostro mondo la civiltà dell'amore e le vittime della violenza scatenano ancora dentro di noi le peggiori reazioni. Se volgiamo lo sguardo a colui che hanno trafitto e alla croce, segno di perdono e di pace, allora capiremo meglio, attraverso la grazia di Dio, la via da seguire giorno per giorno. Chi vive così, alla fine si accorge che non soltanto Gesù aveva ragione. Non c'è un altro modo di vincere il male se non con la non violenza e facendo il bene. Il vuoto del male si riempie solo con il bene. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.